Oggi ragazzi, post GP d'obbligo dopo tutto quello che è successo sia in qualifica sia in gara MotoGP a Portimao e soprattutto Express, perché essendo tornati in Europa le gare ripartono nel pomeriggio e quindi il caro Luca e i suoi fidi collaboratori devono muoversi a montare il tutto molto velocemente. Prima di iniziare però voglio dirvi una cosa importantissima. Avete presente fastlap.com? Se non avete ancora presente, dateci un occhio perché è un nuovo social network esclusivamente per appassionati di motorsport. Ve ne avevo già parlato su Instagram. Secondo me è una figata perché se siete gente che va in pista con qualsiasi tipo di mezzo, kart, moto, pit bike e via dicendo, potete confrontare i vostri tempi con i vostri amici tramite telemetria. Quindi vedete dove frena uno, dove accelera l'altro, come potete migliorarvi. E dato che sono anch'io su questa piattaforma, se girate in piste grandi come Misano, Vallelunga e via dicendo, con il link che vi lascio qui sotto in descrizione e diventando mio amico potrete confrontarvi con me. Quindi figata, smanettateci un po' e fatemi sapere come vi sembra. Ma adesso sigla, iscrizioncina rapida e like tattico e andiamo. Prima della gara bisogna parlare della qualifica perché ha condizionato tutto. Adesso purtroppo scusatemi ma dovrò incazzarmi. Ma come si fa a fare questi errori? Cioè, tanti piloti MotoGP che sono caduti nella trappola del viscidino non viscidino. Partiamo da una cosa chiara e precisa, dato che come al solito hanno iniziato a parlare gli esperti da VAR e davano giudizi senza conoscere neanche come funziona all'interno di un box. Le gomme, quando si entra in pista, le decide il pilota, non il team. L'ultima parola ce l'ha chi guida il mezzo. Poi la squadra ti può dire, guarda, secondo noi sarebbe meglio fare questo, questo e quest'altro, perché per una serie di motivi ti danno tutte le info necessarie per fare la scelta migliore. Quindi cosa hanno fatto i tuoi avversari, se qualcuno è già entrato con un tipo di gomma. Però la cosa fondamentale da sapere è che lo decide in ogni caso quello che ci mette il sedere sopra. Ma io dico, da Gardner a Pecco, non ha senso entrare, fare due o tre giri per assaggiare le condizioni della pista con delle gomme Rain, che sarebbe stata la cosa più sicura da fare, e poi successivamente, in una pista dove comunque sta asciugando molto velocemente, rientrare, mettere delle slick soft e a quel punto spingere fino all'ultimo minuto per cercare il miglior tempo, anche perché anche i sassi, ovviamente di gente che corre in pista, sa che in quel caso, ed è così anche nelle auto, l'ultimo che passa sul traguardo ha il miglior tempo, perché trova le condizioni migliori e trova l'ultimo giro disponibile per poter fare il miglior tempo. Ovviamente parlare a freddo è molto più semplice, ma secondo me a quel livello non ci si può far prendere dall'emozione. Io ho visto i box in quei frangenti che facevano vedere la gente che doveva decidere che gomme mettere, cioè tutti così, tutti che... Cioè calma ragazzi, calma. Cioè tutti che discutevano animatamente senza sangue freddo nel decidere qual era la scelta migliore, perché appunto non mancavano 2 minuti ma 15. Giustamente voi lì dietro starete dicendo, bravo lui, cioè, e te cosa avresti fatto? Io cosa avrei fatto? Dato che mi trovo molto bene in quelle condizioni, sarei entrato subito immediatamente con le slick rischiando un po', ma di sicuro, e ve lo metto per iscritto di sicuro, sarei andato molto, ma molto più piano in quelle zone dove c'era ancora tanto bagnato. Cosa che non ho visto assolutamente fare a nessuno. Cioè, primo giro senza neanche vedere com'era la pista, full gas sulle pozze di bagnato, con le gomme ancora con la cera sopra. Proprio Gardner nel primo giro, cioè in uscita box, è entrato nella curva 9 dove c'è una grande compressione, quindi la moto schiaccia tanto e di conseguenza con le gomme non calde e ancora con la patina sopra, ginocchio a terra, bello tranquillo su un rivolo d'acqua che era lungo tipo 6 metri. Cioè, è ovvio che ti spara nella stratosfera la moto. Non capisco. Sarebbe stato perfetto in quel caso spingere molto forte nelle curve dove era proprio asciutto per scaldare le gomme, soprattutto anche perché le miscele da MotoGP sono così, andare pianissimo sulle zone bagnate e man mano che i giri passavano spingere sempre di più con la pista che migliorava. Insomma, ci siamo capiti. Adesso passiamo alla gara. Nulla di incredibile fino al 10º-12º giro, poi il delirio generale. Quartararo che mentre si sta asciugando ancora le lacrime di coccodrillo per la moto che non va e per il grip che non c'è, guida con le buste del supermercato sui semi manubri e va a vincere proprio in maniera assolutamente tranquilla. Bastianini, mannaggia il bestia, ha fatto un erroraccio frenando da completamente sdraiato sul cordolo
e gli si è chiuso lo sterzo, ha proprio pizzicato il gradino e lì non ci si può far nulla. Errore un po' banale, ma ci sta, è il secondo anno in MotoGP, si sta lottando il mondiale e appunto è già tantissimo secondo me quello che sta facendo. E a questo punto direi, dove bisogna puntare essendo in Ducati per il mondiale? E adesso ci arriviamo anche a quello. Miller, esatto. Mentre sta per fare la gara della vita, stava perdendo terreno, è ritornato su, ha ripreso il gruppo del podio, li ha passati, quasi, Mir. Avrebbe messo ancora più in difficoltà con un mega risultato la situazione contrattuale, perché lui non ha ancora un contratto, invece Pecco ce l'ha da inizio anno. Niente, ha deciso di autodistruggersi e risolvere appunto tutti i problemi che abbiamo detto poco fa. E vi dirò, secondo me nel team ufficiale Ducati sono stati ovviamente un po' arrabbiati per il risultato perso, ma a mente fredda, secondo il mio modestissimo parere, con quello che è successo, un po' di gatte da pelare se le sono levate. Sorpasso impossibile a parte di Miller, che ci torniamo sopra dopo per analizzarlo un minimo e per spiegarvelo. Abbiamo anche un Aleix Espargaró che zitto zitto arriva a meno 3 dalla leadership della classifica mondiale e si piglia pure un bel podio. Secondo me, se riusciranno a sfruttare tutte le occasioni che gli si presenteranno e non faranno errori dove saranno in difficoltà, il buon Aleix forse potrebbe fare proprio il colpaccio della vita. Staremo a vedere. Tornando alla staccata impossibile di Miller, lo so che quando arrivi lanciatissimo dalla scia che prendi dal tuo avversario e gli sei di fianco, non puoi non tirargli la staccata. Ma è anche vero, se ti accorgi che stai rischiando troppo e stai arrivando completamente pinzato a 50 gradi di piega, molla sti freni, vai largo, rientra e la riprepari meglio il giro dopo. O no? Ma in ogni caso c'è una piccola parentesi da fare, la curva 1 di Portimão è veramente stronza. Perché vi assicuro, dalla televisione non rende, ma è molto stretta e soprattutto non avete idea di quanto vada giù in picchiata. Mentre stai frenando e stai appunto andando giù in quel discesone, l'unica cosa che senti mentre strizzi il più possibile il freno anteriore è il fondo corsa della forcella che ti chiede pietà, dato che sei per tutta la durata della frenata sul tampone della forcella. Per i non esperti, cosa vuol dire tampone della forcella e fondo corsa? Succede quando la forcella è tutta schiacciata e non ha più spazio per lavorare. In questi casi tutto il peso grava sulla gomma ed è molto più difficile stendersi, perché non avendo appunto più movimento possibile della forcella, appena tiri un pochino troppo il freno o trovi una buchetta, sei per terra. L'avevo già fatto vedere in un altro video, andatelo a ripescare, comunque ve lo faccio vedere al volissimo anche qui. E in questo nostro caso, purtroppo, Miller, fondo corsa, non gli è battuto le palle di sentire tutti quei movimenti, infatti a un certo punto, quando è arrivato anche a inserire col freno ancora in mano, e strike. E perché prima ho detto lacrime di coccodrillo di Quartararo? Perché, come avevamo detto le scorse volte, arrivati nelle piste europee, nonostante la non estrema velocità, il nostro amico in blu e la guidabilità della Yamaha sarebbero uscite fuori. E aspettate Erez la settimana prossima, perché secondo me sarà una gara fotocopia. Giusto però in questo momento di rinnovamento di contratti fare la parte di quello che ha un po' mal di pancia, la Yamaha non mi dà quello che voglio, la moto non accelera, e è assolutamente vero, perché un pochino di velocità gli manca, ma è anche vero che appena serve guidabilità e una moto precisa, Yamaha è incredibile nelle sue mani, perché solo lui la guida così forte. Ma è anche vero che anche per lui è un rischio prendere e andare in altre marche, perché ricordiamocelo, perché la gente ha un po' la memoria corta, quando era in Moto2 ed era passato dalla Moto3 alla classe intermedia, non è che aveva fatto chissà che cosa, è arrivato in MotoGP sull'M1 e si è trovato subito molto molto bene. Ma chi lo dice che passando da un'altra parte la situazione potrebbe tornare uguale a quella di quando era in Moto2? Quindi secondo me spera che Yamaha gli dia quello che chiede, sia monetariamente sia tecnicamente, e rinnoverà il contratto. Insomma, un altro pilota che mi ha stupito particolarmente è il buon Marquez. Più che stupito, mi ha sorpreso che sia cambiato psicologicamente l'approccio a quello che è la gara e le prove in situazioni pericolose. Pensate a come sarebbe entrato lui stesso 5 anni fa in qualifica, in quelle condizioni un po' così così.
Se ci fosse stata una gomma più slick della slick, l'avrebbe messa. Ricordiamoci cosa aveva fatto al Sachsenring, ad esempio. Invece in qualifica è entrato, ha ragionato, ha spinto solo nel finale evitando i rischi. Peccato poi per la bandiera gialla, perché sarebbe stata una pole position perfetta e appunto sarebbe stata la scelta corretta, senza rischiare inutilmente. E in gara invece mi aspettavo una partenza alla Marquez, appunto sportellate, gomitate, testate, e invece molto calmo, ha gestito, ha fatto quello che poteva e forse anche un pelino meno, e si è portato a casa una discreta gara con dei discreti punti. Che stia realmente cambiando? Bah, non lo so. Secondo me è dato anche dalle bombe che ha tirato anche a sto giro nelle prove libere. Vedremo se questo cambiamento durerà i soliti 3, 4, 5 turni oppure se finalmente avrà scelto la via degli over 30 anni. Bonus di oggi: la fattura per la ditta demolizioni in parco chiuso di Garcia. Arriva tutto gasato, vinto, yuhu, prende il tappetino, gli si chiude lo sterzo e vola praticamente sotto il suo meccanico. Vi faccio vedere rapidamente il video, se no mi scozzo. Bene, direi che questo post GP è finito. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di tutto quello che abbiamo detto, che oggi di ciccia ce n'è abbastanza qui sotto nei commenti, e ci vediamo prestissimo con dei contenuti bomba. La prova del 125 appena costruito sia in pista che in strada, test e gare del campionato international e altre idee pazze che non sto qui a dirvi, ma bomba. Quindi, come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video. Hey.